Sono stati i primi a vaccinare contro il Covid in Basso Molise, era il gennaio del 2021 e oggi la struttura del San Timoteo dedicata alle somministrazioni registra 40.000 vaccinazioni, numeri importanti che segnano il passo contro la pandemia, 8 mesi di cui 6 all'interno della tenda costruita dalla Croce Rossa, proprio a ridosso dell'ospedale di Termoli, un lavoro senza pausa per frenare la marcia velocissima del Covid-19 e ancora oggi, seppure in tempi più dilatati, la tenda davanti al San Timoteo fronteggia l'emergenza. Abbiamo iniziato il 4 di gennaio con le vaccinazioni degli operatori sanitari. Ad oggi siamo a circa 40.000 vaccinazioni soltanto l'ospedale di Termoli. Attualmente l'azienda, visti i numeri in calo delle vaccinazioni, anche in virtù del fatto che una buona percentuale della popolazione molisana è stata già vaccinata, l'azienda per adesso ha concentrato al Palerino anche per ottimizzare le risorse. In questi mesi non è mancata qualche lamentela da parte di chi ha atteso in fila. Anche nelle ultime settimane il rischio assembramento sotto la lente. Tanti minori si stanno sottoponendo al vaccino, tutti ovviamente accompagnati, molti da entrambi i genitori. Abbiamo avuto qualche critica per quanto riguarda gli assembramenti, non ultimo il sabato scorso, però adesso è ancora più particolare rispetto a prima, perché con la vaccinazione dei minori che noi facciamo qui, oltre a soggetti che devono farla in ambiente protetto, cioè per ogni minore ci sono 2 accompagnatori, i 2 genitori. Il numero delle vaccinazioni in Basso Molise è rilevante, la struttura del San Timoteo da mesi ormai si affianca al lavoro instancabile degli operatori al Palerino con centinaia di somministrazioni al giorno, senza tralasciare in questi mesi la fatica quotidiana dei vari poliambulatori dislocati in diversi centri dell'area. L'ospedale di Termoli ha fronteggiato la pandemia dal primo giorno, ha combattuto il virus nei fatti. L'ospedale di Termoli è centrale in tutte le sue attività, l'abbiamo visto con l'emergenza Covid, con la prima ondata, con la seconda, cioè dove l'ospedale di Termoli ha risposto egregiamente a tutte le domande di assistenza della popolazione. C'è chi però rifiuta ancora oggi il vaccino, scettici e oppositori. Io personalmente, come tutti i colleghi, non perdiamo occasione per sensibilizzare le persone. È molto facile andare dietro ai Novax, ai Bovax, però l'importante è fare la vaccinazione, non ci sono rischi, è stato dimostrato ormai, ma per avere delucidazioni, chiedere ai medici, chiedere agli infermieri, cioè recarsi presso i punti vaccinali e spiegare eventualmente le proprie problematiche.